Allora, volevo innanzitutto, vado? Volevo innanzitutto ringraziare il Presidente Urop, il Presidente del Congresso per l'invito a questa moderazione, e ha generato in me molto entusiasmo perché sicuramente è qualcosa di nuovo per cui noi urologi e andrologi non siamo abituati a questa tematica della rivascolarizzazione appunto meccanica del trattamento della disfunzione elettiva vascolare. E vediamo se siamo pronti ad aprire nuove danze e soprattutto a capire se possa trovare una nicchia nel trattamento terapeutico del deficit elettivo oggigiorno. Quindi invito il dottor San Giorgi e vediamo un attimino la sua presentazione. Grazie. Sì, grazie. E anche a me un doveroso ringraziamento al Presidente del Congresso e al Presidente dell'Europa per questo graditissimo invito. Il titolo è un po' provocativo, cioè siamo pronti a aprire le danze, io vi dico assolutamente sì, ne abbiamo fatti quasi 500 in questi casi, e vanno molto più una protesi peniena. Grazie. Grazie. Allora, io farei subito tre domande e poi diamo spazio all'auditorio. Allora, innanzitutto dal punto di vista diagnostico, la cavernotacca che ci hai fatto vedere è qualcosa di dinamico, cioè dopo una farmacoinfusione di prostaglandine, perché non siamo così abituati a richiederla come esame diagnostico dopo un Doppler peniero dinamico, cioè se non abbiamo un deficit rettile, un Doppler peniero fallimentare, non rispondere, è chiaro che si va all'impianto protesico. Quindi questa è la prima domanda. La seconda che volevo sapere è la percentuale di restenosi che hai col tuo trattamento, perché tutta la nostra chirurgia è andata un po' a fallire, perché chiaramente a medio termine, a breve termine era tutto bello, ma poi a lungo termine la percentuale di restenosi era molto elevata. E la terza, non ho ben capito di quanti centimetri aumenta, al secondo, chiaramente aumenta la velocità di picco sistolico dell'ecodoppia. Quindi queste tre cose, e poi Allora, diamo spazio. per quanto riguarda l'angiotac, perché è un angiotac nel distretto pelvico, io onestamente non la richiedo più. La suggerisco e la richiedo ai colleghi che partono su questo discorso, perché da un punto di vista anatomico il distretto è molto complesso. E diciamo che i radiologi interventisti forse sono più avvezzi all'anatomia di questo distretto perché aiutano voi sui sangramenti prostatici, per esempio, e quindi si orientano bene su quella che è la distribuzione dei vasi. Viceversa, il cardiologo emodinamista che fa periferico ma che non si è focalizzato su questo distretto in particolare, all'inizio rimane veramente confuso di quale debba essere l'arteria pudenda interna perché non è facile riconoscerla. Quindi l'angiotac può essere fatta, si vede molto bene, per quanto riguarda noi sicuramente la suggerirei per chi deve iniziare, perché con questo discorso riesce ad orientarsi bene, a trovare anche la proiezione per vederla poi in angiografia, sicuramente non la suggerirei a voi. O meglio, se c'è un dubbio su un Doppler, potete e sappiate che potete fare l'angiotac peniena che può essere fatta o con un vasodilatatore tipo la trinitrina sublinguale o alcuni la fanno con un'infusione di Caverject a livello dei corpi, quindi un'iniezione di Caverject a livello dei corpi cavernosi per dilatare al massimo il distretto e quindi vedere meglio la distribuzione dell'aterosclerosi nel caso ci fosse. Per quanto riguarda la seconda domanda, la restenosi. La restenosi c'è, tenendo presente che comunque nulla vieta che il paziente vada incontro poi a un secondo trattamento, perché anche sulla parte coronarica abbiamo la restenosi e il paziente viene ritrattato nuovamente. Quello che ti posso dire è che sicuramente preferiamo trattare questo distretto quando riusciamo, quindi quando siamo soddisfatti del risultato, esclusivamente con il pallone medicato. Però chiaramente in alcuni casi c'è un ritorno elastico precoce, quindi non abbiamo un aumento di pervietà del vaso così importante, quindi siamo comunque costretti a mettere uno stent. Lo stent risterotizza di più rispetto
rispetto al solo pallone vendicato. Tieni presente che il pallone vendicato, parliamo di una resenza ormai a un anno che è intorno al 20%, quindi è assolutamente in linea con quello che succede nelle coronarie, nei piccoli vasi coronarici. Per quanto riguarda la terza domanda, la velocità di picco, in questo registro che ti ho fatto vedere, ma diciamo così per convenzione insieme a voi urologi, abbiamo detto che per quanto riguarda l'aumento di velocità di picco dobbiamo almeno, per definire successo procedurale, aumentare di 5 rispetto al basale, però chiaramente è uguale o più di 5, c'è gente che aumenta anche di 18, 19, cioè passiamo da una situazione di 20 a 38, questo è il messaggio. Quindi in termini di successo clinico, appunto, come ti dicevo, il 70% dei pazienti ad un anno risponde positivamente a questo trattamento. Domande dalla... Allora, Luigi da Napoli, innanzitutto complimenti anche solo per l'idea che avete avuto. Allora, prima un commento. La disfunzione erettile nell'80% dei casi non dipende da un'insufficienza arteriosa, ma da un meccanismo di disfunzione venosa. Quindi andiamoci cauti prima di dire cambiamo la linea guida. Io ti dico, vedo tantissimi pazienti di disfunzione erettile e seguo almeno 20 DOP per la settimana. Il 20% solamente di deficit erettile dipendono da insufficienza arteriosa. Quindi quei pazienti che hanno una disfunzione venosa sicuramente non sono candidati a questo trattamento. La seconda domanda è di carattere tecnico, da quale arteria infilate, poi partite per eseguire questa procedura? Immagino che sia la femorale, quindi dalla femorale va iliaca esterna, iliaca comune, biforcazione aortica e poi vai contro laterale, ma nell'entrare nell'albero arterioso del paziente ci potrà anche essere qualche complicanza anche in mano al cardiologo, radiologo e interventista più esperto, perché tu mi hai parlato solo di risultati, ma quando si presenta una tecnica si dovrebbe anche parlare di complicanze. Ti ringrazio della seconda domanda e poi della prima, così ci confrontiamo. Allora, rispondo alla seconda. Tieni presente che queste sono tecniche, cioè Seldinger, che noi facciamo tutti i giorni. Il discorso è che la complicanza più frequente che può esserci, e parliamo dello 0,03, è un ematoma nel sito di puntura. Questo è quanto, chiudiamo con sistemi di chiusura, quindi al collagene, quindi emorragie come forse ci ricordiamo. Io ho 57 anni, quindi insomma quando ho incominciato 30 anni fa la puntura femorale era una cosa importante. Adesso i frenciaggi sono ridotti, quindi la grandezza dell'introduttore è molto più piccola. Tieni anche presente che stanno iniziando ad uscire cateteri che prevedono che noi entriamo dalla radiale e riusciamo ad arrivare giù nell'arteria iliaca interna, da cui appunto poi parte l'arteria pudenda. Quindi devo dire che questo tipo di complicanza è molto bassa. Chiaramente più ci si spinge avanti, cioè noi per esempio oggi facciamo delle addirittura ostruzioni totali dell'arteria pudenda interna, chiaramente ci possono essere delle perforazioni del vaso che però sono assolutamente autolimitanti, perché nel momento che tu ti accorgi che non stai seguendo l'anatomia corretta, perché ormai l'abbiamo imparata in qualche proiezione come deve essere, la guida è un 0,014 inch, quindi un capello, la ritiri indietro e non ci sono sanguinamenti maggiori. Perlomeno nella mia casistica, che ormai è quasi di 500 e rotti pazienti, io non ho mai dovuto chiamare colleghi urologi perché si è creata una fistola arterovenosa, un sanguinamento interno a livello della pelle.
Diamo spazio alla seconda domanda e poi... Grazie. Volevo complimentarmi col professor San Giorgio per la brillante, non dico brillante, ma brillantissima relazione che ci ha fatto. Devo dire che personalmente, in epoca in cui Chicco Montorsi si è occupato di questo problema, io con numeri molto inferiori me ne sono occupato pure, ma facevamo fatica a far capire ai cardiologi, essendo noi sotto diaframmatici e voi sopra diaframmatici, ci davate poco conto. Finalmente vedo con soddisfazione che doveva arrivare un emodinamista per darci ragione. E io credo che la collaborazione, non credo molto con i cardiologi, ma proprio con voi emodinamisti, bisognerebbe incrementarla molto. Perché noi vi mandiamo i pazienti, ma spesso i cardiologi ci rispondono ma non abbiamo trovato niente, e invece non è così, perché le lesioni di disfunzione erettile, come giustamente ci ha fatto vedere, precedono a volte di anni le lesioni coronariche. Finalmente, mi complimento, c'è qualcuno che ci sta dando ragione a noi urologi. Grazie. Grazie dei complimenti. Ho avuto un'esperienza importante di periferico, perché ho fatto un training negli Stati Uniti e non, all'epoca non si poteva fare periferico, noi cardiologi non potevamo fare periferico perché era appannaggio dei radiologi. Il mio desiderio era quello di completare la formazione, quindi sono tornato in Italia dopo 10 anni di Mayo Clinic a Rochester e sono andato da Luigi Milese, che è un collega radiologo interventista. E nel 98 lui faceva queste angiografie, ma ci fermavamo prima, cioè in iliaca interna, porzione prossimale dell'iliaca interna, nessuno aveva mai pensato di andare giù. Ecco, con questa memoria che ho sempre avuto di quando ero giovane, cioè nel momento che sono usciti questi nuovi dispositivi, viceversa abbiamo cominciato ad andare sempre più giù. Poi ho avuto la fortuna di collaborare con un gruppo urologico, insomma in Humanitas, che ha creduto a questo discorso. Ci siamo dati una mano, io facevo embolizzazioni della prostata per sanguinamento, insomma siamo partiti e devo dire che la cardiologia, do ragione a lei, noi siamo molto snob come sottospecialità. E tutti mi dicono, ma che ti importa, ci sono le TAVI, il posizionamento di valvola aortica percutanea, le coronarie, ma c'è veramente tanto da fare, ma ti devi andare a focalizzare su questo discorso. Ma non hanno capito però che questo discorso qui salva anche la vita, perché se lei incomincia a fare le coronarografie nel momento che lei porta sul tavolo per fare una pudenda, molte volte deve fare prima le coronarie, perché il paziente è completamente asintomatico ma ha una stenosi critica della discendente anteriore, soprattutto se è diabetico. E quindi devo dire che piano piano ci arriveremo a questo discorso. Posso parlare? L'ultimissima domanda. Volevo solo chiederti una cosa, scusi. No, una cosa velocissima, volevo sapere, vista la tua esperienza, quante volte è possibile ritrattare una stenosi con il pallone medicale? Guarda, sulle coronarie ti rispondo, perché stiamo parlando degli stessi vasi, ci sono pazienti che hanno 57 stent pubblicato, quindi diciamo che è chiaro che a un certo momento potrebbe essere un accanimento terapeutico, cioè io alla seconda stenosi dico guardi, se, soprattutto se sono diabetici, vada dai colleghi urologi, se vuole avere un rapporto sessuale impianterà una protesi. Tant'è, io su Roma c'ho un amico carissimo che è Gabriele, che ha fatto vedere prima quell'intervento bellissimo, collaboriamo molto, nel senso, cioè lui sulla parte protesica, io sulla
la parte di rivascolarizzazione meccanica, però potenzialmente anche 10 volte, no? Grazie. L'ultima domanda e chiudiamo però. Doppia antiaggregazione per quanto la facciamo per 3 mesi e poi vanno in cardioaspirina sola, singola. 3 mesi è come si fa sulle coronarie, se mettiamo lo stent anche sullo stent di quarta generazione oramai non richiedono una doppia antiaggregazione prolungata. Sulle coronarie addirittura facciamo 1 mese se non è una sindrome coronarica acuta. Quindi questo è un distretto più a basso flusso secondo me e quindi preferisco prolungargliela un pochettino di più. Non ho mai visto una trombosi però. Bene, ringraziamo San Giorgi e andiamo avanti con le prossime. Voi condividere questa nuova prospettiva terapeutica nei pazienti affetti da disfunzione erettile vascologenica. Non devo dirvi quella diapositiva che era entrata, non so adesso se si vede o meno, ma comunque vi fa vedere quello che è fondamentalmente la divisione, l'eziologia della disfunzione erettile. Io sono un cardiologo interventista e fondamentalmente il 40%, grazie, il 40% delle disfunzioni erettili che noi vediamo, perché li vediamo insieme, fondamentalmente voi mandate a noi un paziente come in prima battuta che deve iniziare l'inibitore delle fosfodiesterasi per una valutazione, uno screening cardiologico e per l'appunto il 40% riconosce una causa organica. Il 30% di queste disfunzioni erettili sono altresì di pazienti diabetici, quindi sempre pazienti che come sappiamo tutti hanno una patologia aterosclerotica a livello sistemico importante, quantomeno una disfunzione endoteliale come prima pasto per una aterosclerosi poi sistema e sistemica, e poi ci sono le altre cause ben riconosciute soprattutto da voi di disfunzione erettile come interventi a livello pelvico, cause neurologiche, problemi endocrinologici e problemi anche psicologici. Sicuramente per quanto riguarda noi cardiologi sappiamo bene appunto che la disfunzione erettile vascolare riconosce quelli che sono i fattori di rischio cardiovascolari maggiori, che sono simili per l'aterosclerosi coronaria o l'aterosclerosi cerebrale, ma sicuramente se ci soffermiamo per esempio sulla popolazione cardiologica, come voi ben sapete, ce l'avete insegnato voi, il professor Montorsi e San Raffaele, con questi grossi studi epidemiologici, il 46% dei pazienti che hanno una patologia aterosclerotica coronarica hanno anche una disfunzione erettile. E come io ricordo sempre ai miei specializzandi più giovani, che nella raccolta anamnestica dovremo noi cardiologi sempre chiedere se ci sono problemi di disfunzione erettile, perché è uno dei campanelli d'allarme più precoce per quanto riguarda la patologia coronarica. E come vedete sempre da studi di voi urologi, il professor Montorsi, il professor Maculatus e quanti altri, la disfunzione erettile nel paziente cardiopatico solitamente precede di all'incirca 3 anni quello che è l'evento cardiovascolare maggiore, quindi l'infarto miocardico. Ed è questo, penso, il motivo per cui noi e voi siamo assolutamente vicini da questo punto di vista, e voi quindi nelle vostre linee guida raccomandate uno screening cardiologico al paziente con disfunzione erettile. Sicuramente la disfunzione erettile è, per quanto riguarda noi, probabilmente un predittore indipendente importantissimo di eventi cardiovascolari futuri. Vedete questi che sono dei grossi studi anche meta-analitici, come appunto il paziente che ha un evento cardiovascolare maggiore è molto più propenso ad avere anche una disfunzione erettile vascolare rispetto a un paziente che viceversa non ha una disfunzione erettile e che quindi non ha anche un evento cardiovascolare maggiore.
come entriamo in gioco noi emodinamisti? Sicuramente il discorso non l'ho inventato io, non l'ho scoperto io, c'è stato un grosso studio che si chiama PANTI, in cui i ricercatori si sono andati a vedere, sono chiesti se ci fosse una correlazione tra, per esempio, una aterosclerosi coronarica ed una aterosclerosi dell'asse iliaco-vascolare. E come lo studio, questo che forse è uno dei più grossi, conclude, sicuramente i pazienti che hanno un sospetto di patologia aterosclerotica coronarica e sono affetti da disfunzione erettile che non rispondono agli inibitori delle fosfodiesterasi hanno una aterosclerosi nella loro vascolarizzazione a livello pudenda, arteria pudenda interna o arteria comune o arteria dorsale del pene, che solitamente è focale come origine, come natura. L'altro dato importante che oggi è sicuramente molto utilizzato e che siamo in grado di valutare attraverso un semplice esame dell'angio TAC coronaria, che deve venire sicuramente dopo un Doppler dinamico fatto da voi, ma comunque sottomettere un paziente a un angio TAC coronarica vi fa capire come è lo stato appunto delle arterie pudende di questi pazienti affetti da disfunzione erettile. E sicuramente ci dobbiamo concentrare su quello che nella diapositiva è indicato come zona 4 e zona 5, cioè aterosclerosi, se c'è, c'è soprattutto nella porzione mediana e distale dell'arteria pudenda interna. E questa è un po' la distribuzione nella prossima diapositiva che potete vedere, appunto non sono tanto le porzioni prossimali dell'asse iliaco-femorale, ma soprattutto l'arteria pudenda interna distale e l'arteria comune del pene. Come vedete, in più del 60% andiamo a trovare le lesioni aterosclerotiche a questo livello. Sicuramente se parlate con i colleghi radiologi in ospedale vi diranno guardate è molto difficile, sono arterie piccole, non riusciamo a vedere. No, ci sono dei protocolli che possono essere messi a punto che aiutano molto i colleghi radiologi a visualizzare in maniera perfetta, come avete visto, questa distalità dell'arteria pudenda interna e quindi possono farsi... Ah, grazie. Grazie. Sì, è meglio. Possono farvi appunto vedere questa distalità, sono vasi molto piccoli, 1,5-2, che appunto causano una riduzione importante di afflusso a livello dei corpi cavernosi per quanto riguarda appunto l'arteria pudenda e la disfunzione erettile. Ebbene, come si sono mossi gli emodinamisti, gli cardiologi interventisti? Studio randomizzato che appunto arruola pazienti affetti da disfunzione erettile non rispondente agli inibitori delle fosfodiesterasi e randomizza i pazienti in tre grosse braccia. Il drug eluting balloon è una tecnologia che rilascia un farmaco che è attaccato al pallone che viene portato in parete attraverso dei carrier, sono farmaci citostatici antiproliferativi per quanto riguarda le cellule muscolari lisce. Drug eluting stent, penso che li conosciamo tutti, che sono quelli che noi oggi mettiamo nelle coronarie, e pallone semplice, senza farmaco. Che cosa succede in questo studio? Ebbene, il paziente trattato con drug eluting stent ha una risposta assolutamente insoddisfacente, quindi una retina metallica all'interno di questi vasi che sono molto piccoli genera una reazione cicatriziale abnorme che quindi richiude il vaso. I pazienti viceversa che vengono sottoposti al trattamento con drug eluting balloon hanno una risposta di stenosi a 8 mesi molto più bassa del gruppo drug eluting stent o pallone non medicato e un successo clinico dell'85%. Parliamo di gente che riprende un rapporto sessuale, una funzionalità erettiva pressoché normale. Per convenzione con voi urologi noi oggi trattiamo solamente pazienti con un IF, quindi un
indice internazionale di funzione rettile sotto i 10, quindi severi, pazienti che hanno una disfunzione rettile severa, con un Doppler dinamico positivo con un picco di velocità sistolica sotto i 20 centimetri al secondo, ma appunto volevo condividere con voi quella che è l'esperienza a livello internazionale con questo tipo di trattamenti. Questi sono solamente alcuni dei lavori che sono stati pubblicati negli ultimi anni con diverse serie più o meno grandi, la più grossa forse è quella del nostro reparto con quasi 250 pazienti pubblicati, e oggi addirittura abbiamo dei dispositivi medicali dedicati per la disfunzione rettile, cioè che hanno la marcatura CE per il trattamento della disfunzione rettile, appunto è un pallone medicato, e con questo tipo di dispositivi noi abbiamo per esempio pubblicato questo lavoro che è un first in man su questo tipo di dispositivo, che è un dispositivo molto particolare perché porta in parete un farmaco antiproliferativo che è un farmaco lipofilico, quindi attraversa la barriera, è ricoperto da delle nanoparticelle, e appunto questo è il tipo di paziente arruolato in questo studio, come vedete non rispondenti più agli inibitori delle fosfodiesterasi per almeno un anno, un indice di IF6 severo e un picco di velocità sistolica inferiore ai 20 cm al secondo. Questo tipo di paziente è stato sottoposto appunto al trattamento. L'endpoint di questo studio, un endpoint sia di efficacia, quindi con un successo definito come un incremento di almeno 5 punti all'IF, un incremento al Doppler di almeno 5 punti come velocità di flusso al secondo nel follow up, e chiaramente un endpoint di efficacia, quindi un evento libero da restenosi o da necessità di nuova rivascolarizzazione ad 8 mesi. Questi sono fondamentalmente i risultati di questo studio. Come vedete è un endpoint questo ancora che deve raggiungere gli 8 mesi, ma vi faccio vedere i risultati a 6 mesi. Come vedete il 70% dei pazienti a 6 mesi ha un incremento di almeno 5 punti all'AIF, quindi parliamo di gente che passa da una severa disfunzione rettile a una disfunzione rettile moderata, quindi che risponde almeno a un dosaggio pieno cronico di inibitore delle fosfodiesterasi, o addirittura gente che passa di due classi, quindi passa a una disfunzione erettile lieve. Quindi devo dire che noi come cardiologi siamo veramente soddisfatti, perché parlavo appunto con qualcuno di voi e dicevo che per l'infarto miocardico ci ringraziano poco i pazienti. Nel momento che vengono sottoposti a questo trattamento e tornano ad avere una vita di relazione con il proprio partner normale, è anche il partner che telefona per ringraziare. Vi voglio solamente far vedere, ecco, noi che cosa facciamo. Questo è un caso di un signore diabetico di 54 anni, quindi veramente giovani. Ecco, questa è una angiografia selettiva dell'arteria pudenda, la vedete qui, e come vedete c'è una patologia veramente diffusa di tutto il letto distale dell'arteria pudenda, vedete una stenosi molto serrata a questo livello e praticamente quasi non si vede l'arteria dorsale del pene. Che cosa facciamo per esempio in questi casi che sono forse gli estremità, quello che vediamo in termini di severità? Andiamo a trattare queste stenosi così severe con un drug-eluting stent, che però ha un calibro buono. I drug-eluting stent che vanno male sono quelli su calibri molto più piccoli, cioè da 1,75 a 2. Vengono solitamente i drug-eluting stent ottimizzati con palloni non compianti, ma per la distalità ultimi, quindi segmenti dell'arteria pudenda, utilizziamo appunto dei palloni medicati che sono appunto il Magic Touch, e il risultato con il Magic Touch è quello che vedete in questa diapositiva, con il ripristino completo di una normale flussimetria a livello della pudenda. L'altra cosa che facciamo fondamentalmente sono
le terapie adiuvanti oggi, dopo questo tipo di trattamento, in collaborazione appunto con voi, queste sono le vostre linee guida, scusate, la prima cosa appunto sono gli inibitori delle fosfodiesterasi, che è la prima linea terapeutica, la seconda linea, gli urologi e gli andrologi suggeriscono il trattamento con ultrasuoni a basso peso molecolare non si riesce a controllare la diapositiva. Comunque, dopo questa seconda linea, eccola, terapeutica, noi passiamo al discorso della terapia aggiuntiva. Secondo noi quello che bisognerebbe inserire nelle linee guida, e ci stiamo lavorando appunto con la Società Italiana di Urologia, è il discorso dell'angioplastica, e poi una terza linea terapeutica che consiste fondamentalmente o in trattamento con il PRP o l'iniezione di cellule polimorfonucleate circolanti che vengono filtrate e ricostituiscono la vascolarizzazione, la solida Nitrox L-arginina e soprattutto nuovi tipi di farmaci che sono appunto dei farmaci in grado di ripristinare un corretto, soprattutto nella popolazione diabetica, disfunzione endoteliale, perché come vedete contengono tanti componenti che appunto interagiscono riducendo quello che è lo stress ossidativo. Oltre, sicuramente concludo dicendo che degli ottimi risultati possono essere ottenuti con questo tipo di tecniche di rivascolarizzazione meccanica. Sicuramente sono tecniche ancora pionieristiche, ma io ritengo che ormai siamo pronti per partire con degli studi randomizzati, che infatti partiranno nel 2022, e che questo più delle terapie aggiuntive che vi ho fatto vedere, mi riferisco sia alle disfunzioni endoteliali che alle ulteriori tecniche come PRP o rivascolarizzazione come neoangiogenesi, possono ripristinare questo discorso e appunto ridurre quella che è l'incidenza di disfunzione erettile in questi pazienti prima di procedere all'impianto di una protesi peniena. Grazie. Grazie. Allora, io farei subito tre domande e poi diamo spazio all'auditorio. Allora, innanzitutto dal punto di vista diagnostico, la cavernotac che ci hai fatto vedere è qualcosa di dinamico, cioè dopo una farmacoinfusione di prostaglandine, perché non siamo così abituati a richiederla come esame diagnostico dopo un Doppler peniero dinamico, cioè se non abbiamo un deficit erettile, un Doppler peniero fallimentare, non risponde, è chiaro che si va all'impianto protesico. Quindi questa è la prima domanda. La seconda che volevo sapere è la percentuale di restenosi che hai col tuo trattamento, perché tutta la nostra chirurgia è andata un po' a fallire, perché chiaramente a medio termine, a breve termine era tutto bello, ma poi a lungo termine la percentuale di restenosi era molto elevata. E la terza, non ho ben capito di quanti centimetri aumenta al secondo, chiaramente aumenta la velocità di picco sistolico dell'ecodoppla. Quindi queste tre cose, e poi diamo spazio. Per quanto riguarda la angiotac, perché è un angiotac del distretto pelvico, io onestamente non la richiedo più. La suggerisco e la richiedo ai colleghi che partono su questo discorso, perché da un punto di vista anatomico il distretto è molto complesso. E diciamo che i radiologi interventisti forse sono più avvezzi all'anatomia di questo distretto, perché aiutano voi sui sanguinamenti prostatici per esempio, e quindi si orientano bene su quella che è la distribuzione dei vasi. Viceversa il cardiologo emodinamista che fa periferico ma che non si è focalizzato su questo distretto in particolare, all'inizio rimane veramente confuso di quale debba essere l'arteria protella interna, perché non è facile riconoscerla. Quindi l'angiotac può essere fatta, si vede molto bene. Per quanto riguarda noi, sicuramente la suggerirei per chi deve iniziare, perché con questo discorso riesce ad orientarsi bene, a trovare anche la proiezione per vederla poi in angiografia. Sicuramente non la suggerirei a voi, o meglio, se c'è un dubbio su un Doppler, potete, e sappiate che potete fare l'angiotac peniena, che può essere fatta o con un vasodilatatore
tipo la trinitrina sublinguale, o alcuni la fanno con un'infusione di Caverjet a livello dei corpi, quindi un'iniezione di Caverjet a livello dei corpi cavernosi per dilatare al massimo il distretto e quindi vedere meglio la distribuzione dell'aterosclerosi nel caso ci fosse. Per quanto riguarda la seconda domanda, la restenosi c'è, tenendo presente che comunque nulla vieta che il paziente vada incontro poi a un secondo trattamento, perché anche sulla parte coronarica abbiamo la restenosi e il paziente viene ritrattato nuovamente. Quello che ti posso dire è che sicuramente preferiamo trattare questo distretto quando riusciamo, quindi quando siamo soddisfatti del risultato, esclusivamente con il pallone medicato. Però chiaramente in alcuni casi c'è un ritorno elastico precoce, quindi non abbiamo un aumento di pervietà del vaso così importante, quindi siamo comunque costretti a mettere uno stent. Lo stent risterotizza di più rispetto al solo pallone medicato. Tieni presente che il pallone medicato, parliamo di una restenosi ormai a un anno che è intorno al 20%, quindi è assolutamente in linea con quello che succede nelle coronarie, nei piccoli vasi coronarici. Per quanto riguarda la terza domanda, la velocità di picco, in questo registro che ti ho fatto vedere, ma diciamo così per convenzione insieme a voi urologi, abbiamo detto che per quanto riguarda l'aumento di velocità di picco dobbiamo almeno, per definire successo procedurale, aumentare di 5 rispetto al basale. Però chiaramente è uguale o più di 5. C'è gente che aumenta anche di 18, 19. Cioè passiamo da una situazione di 20 a 38. Questo è il messaggio. Quindi in termini di successo clinico, appunto, come ti dicevo, il 70% dei pazienti ad un anno risponde positivamente a questo trattamento. Ci sono domande da... Allora, Luigi da Napoli, innanzitutto complimenti anche solo per l'idea che avete avuto con questo trattamento. Allora, prima un commento. La disfunzione erettile nell'80% dei casi non dipende da un'insufficienza arteriosa, ma da un meccanismo di disfunzione venosa. Quindi andiamoci cauti prima di dire cambiamo la liquida. Io ti dico, vedo tantissimi pazienti di disfunzione erettile e seguo almeno 20 DOP per la settimana. Il 20% solamente di deficit erettile dipendono da insufficienza arteriosa. Quindi quei pazienti che hanno una disfunzione venosa sicuramente non sono candidati a questo trattamento. La seconda domanda è di carattere tecnico: da quale arteria infilate, poi partite per eseguire questa procedura? Immagino che sia la femorale. Quindi dalla femorale va iliaca esterna, iliaca comune, biforcazione aortica e poi vai controlaterale. Ma nell'entrare nell'albero arterioso del paziente ci potrà anche essere qualche complicanza anche in mano al cardiologo, radiologo e interventista più esperto? Perché tu mi hai parlato solo di risultati, ma quando si presenta una tecnica si dovrebbe anche parlare di complicanze. Ti ringrazio della seconda domanda e poi della prima, così ci confrontiamo. Allora, rispondo alla seconda. Tieni presente che queste sono tecniche, cioè Seldinger, che noi facciamo tutti i giorni. Il discorso è che la complicanza più frequente che può esserci, e parliamo dello 0,03, è un ematoma del sito di puntura. Questo è quanto, chiudiamo con sistemi di chiusura, quindi al collagene, quindi emorragie come forse ci ricordiamo, io ho 57 anni, quindi insomma quando ho incominciato 30 anni fa la puntura femorale era
una cosa importante, adesso i frenciaggi sono ridotti, quindi la grandezza dell'introduttore è molto più piccola. Tieni anche presente che stanno iniziando ad uscire cateteri che prevedono che noi entriamo dalla radiale e riusciamo ad arrivare giù nella arteria iliaca interna, da cui appunto poi parte l'arteria pudenda. Quindi devo dire che questo tipo di complicanza è molto bassa. Chiaramente più ci si spinge avanti, cioè noi per esempio oggi facciamo delle addirittura ostruzioni totali dell'arteria pudenda interna, chiaramente ci possono essere delle perforazioni del vaso che però sono assolutamente autolimitanti, perché nel momento che tu ti accorgi che non stai seguendo l'anatomia corretta, perché ormai l'abbiamo imparata in qualche proiezione come deve essere, la guida è un 0.014 inch, quindi un capello, la ritiri indietro e non ci sono sanguinamenti maggiori. Perlomeno nella mia casistica, che ormai è quasi di 500 e rotti pazienti, io non ho mai dovuto chiamare i colleghi urologi perché si è creata una fistola arterovenosa, un sanguinamento interno a livello della pelle. Diamo spazio alla seconda domanda e poi... Grazie. Volevo complimentarmi col professor San Giorgio per la brillante, non dico brillante, ma brillantissima relazione che ci ha fatto. Devo dire che personalmente, in epoca in cui Chicco Montorsi si è occupato di questo problema, io con numeri molto inferiori me ne sono occupato pure, ma facevamo fatica a far capire ai cardiologi, essendo noi sotto diaframmatici e voi sopra diaframmatici, ci davate poco conto. Finalmente vedo con soddisfazione che doveva arrivare un emodinamista per darci ragione. E io credo che la collaborazione, non credo molto con i cardiologi, ma proprio con voi emodinamisti, bisognerebbe incrementarla molto. Perché noi vi mandiamo i pazienti, ma spesso i cardiologi ci rispondono ma non abbiamo trovato niente, e invece non è così, perché le lesioni di disfunzione erettile, come giustamente ci ha fatto vedere, precedono a volte di anni le lesioni coronariche. Finalmente, mi complimento, c'è qualcuno che ci sta dando ragione a noi urologi. Grazie. Grazie dei complimenti. Ho avuto un'esperienza importante di periferico, perché ho fatto un training negli Stati Uniti e all'epoca non si poteva fare periferico, noi cardiologi non potevamo fare periferico perché era appannaggio dei radiologi. Il mio desiderio era quello di completare la formazione, quindi sono tornato in Italia dopo 10 anni di Mayo Clinic a Rochester e sono andato da Luigi Milese, che è un collega radiologo interventista, e nel 98 lui faceva queste angiografie, ma ci fermavamo prima, cioè in iliaca interna, porzione prossimale dell'iliaca interna, nessuno aveva mai pensato di andare giù. Ecco, con questa memoria che ho sempre avuto di quando ero giovane, cioè nel momento che sono usciti questi nuovi dispositivi, viceversa abbiamo cominciato ad andare sempre più giù. Poi ho avuto la fortuna di collaborare con un gruppo urologico, insomma in Humanitas, che ha creduto a questo discorso. Ci siamo dati una mano, io facevo embolizzazioni della prostata per sanguinamento, insomma siamo partiti e devo dire che la cardiologia, do ragione a lei, noi siamo molto snob come sottospecialità. E tutti mi dicono, ma che ti importa, ci sono le tali, il posizionamento di valvola aortica percutanea, le coronarie, ma c'è veramente tanto da fare, ma ti devi andare a focalizzare su questo discorso. Ma non hanno capito però che questo discorso qui salva anche la vita, perché se lei incomincia a fare le coronarografie
nel momento che lei porta sul tavolo per fare una pudenda, molte volte deve fare prima le coronarie, perché il paziente è completamente asintomatico ma ha una stenosi critica della discendente anteriore, soprattutto se è diabetico. E quindi devo dire che piano piano ci arriveremo a questo discorso. Posso parlare? Ultimissima domanda. Volevo solo chiederti una cosa, scusami. No, una cosa velocissima, volevo sapere, vista la tua esperienza, quante volte è possibile ritrattare una stenosi con il pallone medicale? Guarda, sulle coronarie ti rispondo, perché stiamo parlando degli stessi vasi, ci sono pazienti che hanno 57 stent pubblicato, quindi diciamo che è chiaro che a un certo momento potrebbe essere un accanimento terapeutico, cioè io alla seconda restenosi dico guardi, se, soprattutto se sono diabetici, vada dai colleghi urologi, se vuole avere un rapporto sessuale impianterà una protesi, tant'è io su Roma c'ho un amico carissimo che è Gabriele, che ha fatto vedere prima quell'intervento bellissimo, collaboriamo molto, nel senso c'è cioè lui sulla parte protesica, io sulla parte di rivascolarizzazione meccanica, però potenzialmente anche 10 volte, no? Grazie, l'ultima domanda e chiudiamo però. Doppia antiaggregazione per quanto la facciamo per 3 mesi e poi vanno in cardioaspirina sola, singola. 3 mesi è come si fa sulle coronarie, se mettiamo lo stent, anche se lo stent è di quarta generazione oramai, non richiedono una doppia antiaggregazione prolungata. Sulle coronarie addirittura facciamo 1 mese se non è una sindrome coronarica acuta, quindi questo è un distretto più a basso flusso secondo me e quindi preferisco prolungargliela un pochettino di più. Non ho mai visto una trombosi però. Bene, ringraziamo San Giorgi e andiamo avanti con le prossime.